Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Un pronto soccorso rinnovato, il governatore del Lazio Francesco Rocca a Rieti per gli interventi effettuati al De Lellis con un finanziamento di 1,2 milioni. Strutture rinnovate, come detto, ma anche nuovi servizi. Su Rieti Life tutto il dettaglio degli interventi illustrati dal commissario ASL Mauro Maccari, dal deputato Paolo Trancassini, dal sindaco Daniele Sinibaldi, oltre che dallo stesso presidente della Regione Lazio. ASL e Regione, presentando gli interventi, hanno puntato molto su un aspetto: basta pazienti in barella in corsia. Al di là della presenza per la formale inaugurazione, ma sono reparti che sono già operativi, mi fa enormemente piacere l'attenzione che è stata data all'umanizzazione dei reparti. E questa è un qualcosa a cui io tengo particolarmente. Quindi sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto non solo dalla direzione ma da tutto il personale, perché mi sembra anche di aver trovato un buon clima, e questo è fondamentale per dare una buona accoglienza e una buona sanità ai nostri pazienti. Per il commissario ASL Mauro Maccari le cose stanno cambiando, dice. Nessuno pensa che quanto fatto in passato sia stato sbagliato, anzi, però adesso c'è una nuova pagina. Intanto il sindaco Daniele Sinibaldi celebra i lavori, mette in archivio gli episodi di cronaca che hanno riguardato la sanità reatina e rilancia per il nuovo ospedale, trovando la pronta risposta del governatore. Il pronto soccorso in particolar modo, ma anche la ginecologia e l'ostetricia sono fondamentali, ma il lavoro di riorganizzazione e di riammodernamento del pronto soccorso era una cosa che tutta la provincia aspettava. Come ci dicevamo col presidente Rocca, questo è un ospedale dove la gente non ha possibilità di scegliere se andare o no, deve andare per forza qui, quindi è necessario fare un investimento significativo sull'offerta sanitaria. Il pronto soccorso è il biglietto da visita di un ospedale. 276 sono le volte che siamo finiti sulla stampa negli ultimi 10 anni per attività situazioni di mala sanità o di emergenza o di aggressioni al pronto soccorso. Ci auguriamo che quel lavoro che è stato fatto dalla direzione della ASL questo non succeda più. C'è stata un'attenzione importante, c'è la stanza del sollievo, ci sono stanze confortevoli anche per la sala d'attesa, per le visite dei parenti, non ci sono più barelle nei corridoi. Io questa settimana mi incontro con il commissario dell'INAIL e sto lavorando sulle risorse, perché prima sono stati, deve essere fatto, però prima era stato annunciato senza risorse, ovvero meglio, era stato annunciato su risorse che poi io ho scoperto mancare su un tema che so quanto è caro alla Sabina e ai Reatini, il tema dell'antisismica, il tema dell'antincendio. Allora io ho dovuto mettere di quel 1,2 miliardi per cui si dovevano costruire questi ospedali circa 750 milioni per privilegiare l'antisismica e l'antincendio di tutte le strutture sanitarie. Questa per me era la priorità assoluta. È ovvio che questo fa mancare risorse per la realizzazione degli ospedali in maniera molto trasparente, però questo non vuol dire che non si faranno. Appunto, questa settimana incontro il commissario dell'INAIL, c'è un lavoro molto molto intenso con il governo, quindi quello dell'ospedale di Rieti rimane una priorità per la regione. E per Rocca è stata una giornata interamente a Rieti. È stato firmato proprio in prefettura il protocollo d'intesa sulla regolarità e la sicurezza del lavoro del supercantiere nel centro storico di Amatrice per l'ottimizzazione delle attività relative alle misure per la salute e la sicurezza nei cantieri. Il protocollo è stato siglato tra la prefettura di Rieti, il subcommissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione Sisma 2016, la Regione Lazio, l'ufficio speciale per la ricostruzione, il comune di Amatrice, gli enti e le associazioni di settore nell'edilizia, nella sicurezza dei luoghi lavoro, i sindacati e le autorità. Considerando la complessità della ricostruzione del centro storico di Amatrice e la crisi che il settore dell'edilizia sta attraversando, questo potrebbe portare un notevole abbassamento dei prezzi legati alla sicurezza, alla prevenzione e alla legalità nei luoghi di lavoro, spiegano dalla Regione. Per il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il protocollo vuol dire sgombrare tutti quegli ostacoli che finora hanno ritardato, se non impedito, la ricostruzione pubblica nella nostra città e non solo.
un computer, un tablet e uno smartphone. E questa è la refurtiva di due giovanissimi, un cileno 18enne e un italiano ancora minorenne. Il furto è avvenuto ai danni della scuola media di Passo Corese. A individuare i due ladri in erba, i carabinieri di Poggio Mirteto, che li hanno sorpresi quando i due avevano da poco forzato una porta antipanico laterale, peraltro all'alba. Il maggiorenne è stato arrestato, mentre è tuttora al vaglio la posizione del minorenne. La refurtiva è tornata all'istituto scolastico. Blitz contro il circo con gli animali. Lo hanno messo a segno cittadini e attivisti domenica mattina, presentandosi in zona Pala Sojourner con striscioni e slogan rivolti al circo Royal in questi giorni in città. Una manifestazione pacifica per dire no agli animali nei circhi, dicono appunto cittadini e attivisti, utilizzati spesso in modo errato e poco umano per far divertire il pubblico. Fanno sapere ancora dalla manifestazione. La richiesta dei manifestanti è stata quella di creare per questi animali, nati in cattività, condizioni di vita migliori e non umilianti. Una domenica piena di rimpianti in casa FC Rieti. Abbiamo voltato pagina, stiamo parlando dello sport, del calcio. Contro il Setteville, la squadra di Ferrazzoli non è andata oltre il pareggio 1-1. Lommi, rientrato dalla squalifica, ha illuso gli Amaranto Celesti con il gol del vantaggio. Poi la frittata di Cardini che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare. Dunque un errore in fase difensiva. Il Monterotondo ora è a più 4, ma con due gare in meno. In Eccellenza invece sorride due volte la SSA Rieti. Prima chiude la pratica Luis con un 2-0 nei gol di Diarra e Rossi. Poi approfitta del passo falso della Maccarese, che ha perso 3-0 sul campo del Civitavecchia e vola a meno 2 dalla vetta. Con le notizie legate al calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale Rieti Life, che torna domani alle 20.45. Rimanete informati sui nostri siti e con il nostro Free Press. Grazie alla regia di Luciano Mancini e a voi per averci seguito. Buona serata.